Benvenuti a tutti. Vedo che avete già conosciuto alcuni degli animali che studieremo nelle nostre lezioni. Ma vi avverto, non commettete l'errore di prenderli sotto gamba. Ognuno di essi può essere pericoloso, soprattutto se non si sa come gestirlo nel modo giusto. Sembra che molti di voi siano fuori allenamento. Dedichiamo un po' di tempo a ripassare le basi della cura degli animali, va bene? Signorina Sweeting, potresti aiutare il nostro nuovo arrivo con la lezione di oggi? Sì, professoressa. Ciao, io sono Poppy. Poppy Sweeting. Non preoccuparti per quello che ha detto. La professoressa Owen esagera. Gli animali che studiamo sono inoffensivi. Signorina Sweeting, attenzione, per favore. La lingua di un Puffskin è sfuggente come un'anguilla. Sì, professoressa. Ecco, esercitati su Gerald. Ma occhio alla sua lingua. Allora. Non puoi usare la mia spazzola. Devi solo essere gentile. Oh, e pensa a cosa... Mi piace pensare che arricchisca la sua esperienza. Perfetto, sono sicura che si sente molto meglio. Credo che abbia fame. Ti dispiacerebbe dargli un po' di mangime? No, no, no. Ok. Che sapore pensi che abbiano le crocchette per Gerald? A me piace pensare che siano dolci. Direi proprio che Gerald ti ha preso in simpatia. Ne sono felice. Sembra molto simpatico. Lo è. La gentilezza è una delle sue doti migliori. Subito dopo l'ambizione e la pulizia. Ottimo lavoro, bravi. Ora andiamo ai recinti per selezionare un altro animale. Mi raccomando, fate attenzione quando li nutrite e spazzolate. Sweeting, puoi mostrare al nuovo arrivo il recinto dei Knisol in fondo? Da questa parte. I Knisol sono qui. Andiamo. Oh, con un paio di baffi di Knisol posso tirare su qualche zellino. Così poi ci compro qualcosa da Mielandia. Stupida bestia. Per Merlino, cosa stai facendo? Ah, la solita Poppy. Ti preoccupi per un rotolo? Il suo nome è Persefone. Il suo nome è Persefone. Non fa affatto ridere. Andiamo. Quei due non dovrebbero essere qui. Sono dei futuri bracconieri. Persefone li ha smascherati subito. Grazie per l'aiuto. Figurati. Ora continuiamo. Nutri e spazzola i Knisol come hai fatto con Gerald. Ti hanno preso in simpatia. Sanno riconoscere una brava persona quando la vedono. Come me, del resto. Pare che il nostro tempo insieme sia finito. Vi prego di chiudere i recinti e uscire. Subito. Dov'è il nuovo studente? Neanche. Ah, eccoti qui. Vorrei parlarti, se non ti dispiace. Salve, professoressa. Voleva parlarmi? Sì. Come ti è sembrata la tua prima lezione di animali? È stata bellissima. Credo che mi divertirò molto in questo corso. Ottimo!
Sembri aver capito che gli animali possono svolgere un ruolo cruciale nelle nostre vite, una volta domati. Alcuni possono perfino fornire materiali magici, se adeguatamente accuditi. E questo non include la tortura. A proposito, grazie per aver difeso quel Knisol, ma la prossima volta lascia che me ne occupi io. Sì, professoressa. Sono quasi peggio del branco dei bracconieri di Rookwood. E purtroppo siamo noi a soffrirne. A ritrovare degli animali morti. Che terribile spreco di risorse. I bracconieri saranno assicurati alla giustizia, vero? Ci penserà il ministero, spero. Sei molto ottimista. Per ora concentriamoci su questioni più immediate e alla nostra portata. La professoressa Weasley mi ha chiesto di preparare degli incarichi che ti aiutino a metterti in pari con i tuoi compagni. Ti manderò presto un gufo. Frattanto ti consiglio vivamente di studiare quanti più animali possibili appena hai del tempo libero. Ehi, da questa parte, vieni! Avevi bisogno, Poppy? Volevo ringraziarti di nuovo per aver parlato con quei bruti al posto mio. Sei come un ogro nel deserto a mezzogiorno. Spero che il tuo sia un complimento. Sì, è una frase che diciamo io e mia nonna quando qualcosa o qualcuno ci sorprende piacevolmente. Almeno questo è il significato che le diamo. Non potevo sopportare che maltrattassero quella creatura. La pensiamo in modo simile. Anzi, a questo proposito, c'è qualcuno che vorrei farti conoscere. Nella foresta. Mi hai incuriosito. Molto bene, fai strada. È quello che speravo. Non ci porterei il primo che capita. Anzi, tu sei la prima persona a cui lo mostro. Sul serio? Beh, grazie, credo. Come dicevo, la pensiamo in modo simile. È una sorpresa piacevole. È una bellissima giornata, non è vero? Poppy, dove mi stai portando? Sarà molto meglio. Manca poco, non preoccuparti. È poco più avanti. Rimani lì. Sento alla forte. Non trovi anche tu che sia meravigliosa? Su, forza, fatti conoscere. Ma attenzione, devi mostrare il dovuto rispetto a un ippogrifo prima di avvicinarlo. L'inchino. Affezionarsi tanto rapidamente a qualcuno. Puoi spazzolarla e darle da mangiare, se vuoi. Ogni tanto vengo a vedere come sta. Le porto delle sfoglie ripiene e le racconto cosa succede al castello. A guardarla non lo diresti mai, ma è una curiosona. Allora, che ne pensi di Alaforte? È fantastico. È
davvero fantastica, grazie per avermela presentata. Ancora non ci credo. Sapevo che voi due sareste andati d'accordo. Quindi sei tu il motivo per cui sono stati visti degli ippogrifi volare sulla foresta proibita? Forse. Lo sai che quando ti guadagni la fiducia di un ippogrifo, lui ci sarà sempre per te. Io l'ho provato di persona con lei. Esattamente come vi siete incontrate, tu e Alaforte? È una lunga storia, ma per farla breve, qualche anno fa l'ho salvata da alcuni bracconieri e messa al sicuro. Ora però temo non lo sia più. Avrai notato che i bracconieri stanno diventando un bel problema qui. Ho paura che possano catturarla di nuovo e stavolta potrei non riuscire a salvarla. Anche la professoressa Howin ha accennato a dei bracconieri. Dalle sue parole sembra non si possa contare sull'aiuto del ministero. Raramente sono d'accordo con la professoressa Howin, ma su questo ha ragione. L'influenza dei bracconieri cresce sempre di più. Li vedo aggirarsi ogni giorno per il villaggio o parlare con la gente. Stanno tramando qualcosa, solo che non so cosa. In effetti è un po' strano. Sembra quasi che stiano architettando qualcosa. Esatto. Voglio indagare un po', scoprire cosa sta succedendo, cosa stanno facendo. Credo sia un'ottima idea. Sapere è potere. E più riuscirò a scoprire, più potrò tenere Alaforte al sicuro. Mi sembri molto determinata. Se scopri qualcosa, fammi sapere. Va bene, contaci. Ora è meglio che vada, ma ci vediamo presto, spero. All'inizio di... Ti godi il panorama? Tengo d'occhio i dintorni. Feldcroft non è più quella di una volta. Nessuno si sente più al sicuro qui da quando i seguaci di Ranrock frequentano quel castello laggiù, il castello di Rookwood. Mio zio Solomon era un Auror e si rifiuta di indagare. Perfino dopo che Anne è stata maledetta da uno di loro. E con una bacchetta, temo. Ho sentito un goblin chiamare la stirpe magica Porta Bacchetta. I goblin non possono usarle? Esatto. Ecco perché sono alla ricerca di risposte. Se voglio poterla curare, devo prima capire cosa le è successo. Anne è sempre stata la più ribelle dei tre. Ti lascio immaginare, visto come siamo in Faustus ed io. Spero che una visita a sorpresa da parte mia e di un nuovo amico di Hogwarts possa risvegliare Len di un tempo. Forza, andiamo a casa di mio zio. Di qua. Feldcroft era molto più vivace un tempo, ma con Ranrock e i suoi nei paraggi se ne stanno tutti chiusi in casa. Eccoci, mia sorella dovrebbe essere dentro. Sebastian, ma da dove? Ma non dirmi che... Ne abbiamo già parlato. Ehi! Nulla può sciogliere la maledizione. Neanche questo. Prima accetti la realtà, meglio è. Ma non abbiamo tentato tutto! Non c'è nessuna cura! Quando è che lo accetterai? Mai! Io non lo accetterò mai! Guarda cosa hai fatto! Ben! Scusa! Vattene! Mi dispiace tu abbia dovuto assistere. Vorrei stare un attimo da solo, se posso. Povero Sebastian, la visita non è andata come sperava. Quel ragazzo sta abusando della mia pazienza. Chiedo scusa, signor Sallow. Ah, sì, l'amico di Sebastian. Mi scuso per mio nipote, non sa quando è il caso di fermarsi. Crede di poter aiutare Anne, ma non si può fare nulla per lei. Avete interpellato l'infermiera Blaney e il Sammungo senza successo, vero? Esatto. Mio nipote crede di saperne più dei guaritori. Forse i guaritori non sanno tutto, signore. Sebastian ha un solo pensiero, trovare una cura per sua sorella. E se esiste, ho la certezza che la troverà. La tua speranza è mal riposta.
Anne è stata maledetta da una magia oscura e difficilmente i goblin motiveranno le loro azioni. Darle false speranze è crudele. Ormai l'unica cosa da fare è tenerla a suo agio e stare alla larga dai seguaci. Capisco il suo punto di vista, signore. Bene. So cos'è meglio per Anne e per Sebastian. Hanno preso da quel testardo di mio fratello. Soprattutto Sebastian. Se davvero vuoi aiutarlo, assicurati che Sebastian faccia ciò che deve e non ciò che vuole. Non ha idea del male che potrebbe causare se non la smette. Vedi di non dimenticare ciò che ti ho detto. Buona giornata. Mi dispiace per prima. Quelle fitte di dolore sono difficili da sopportare. Ti senti bene, Anne? Non volevo disturbarti. Non mi disturbi, davvero. E sto bene. Il dolore va e viene, alle volte improvvisamente. Non è colpa di nessuno. Piacere, comunque. Devi essere lo studente del quinto anno di cui mi ha parlato Sebastian. Esatto. Ho conosciuto Sebastian in un duello, a lezione di difesa contro le arti oscure. Oh, la cara professoressa Hecat, che strega potente. Sa come tenere in riga gli studenti. Perfino mio fratello e me. Hogwarts mi manca, ma non mi dispiacerebbe starmene qui a Feldcroft, se solo non fosse così cupa ora. Tra i goblin al castello e mio zio che litiga con Sebastian ogni volta che è a casa, non è la dimora accogliente che era un tempo. Sebastian ha detto che tuo zio, sebbene sia stato un Auror, non ha voluto perseguire i seguaci di Rarrok. Ammetto che non mi aspettavo di vederlo così arrabbiato. Lo zio Solomon è frustrato per quello che mi è successo e per la testarda ingenuità di Sebastian. Entrambi hanno buone intenzioni, lo so, ma mio zio ha ragione e questa maledizione non è reversibile. Lo sento. Sebastian non può liberarmi dal dolore. Forse tu sarai in grado di farglielo capire. Farò del mio meglio. Prometto di parlargliene. Grazie mille. La sua ricerca di una cura è inutile, temo. Mi sento un po' stanca, forse dovrei riposare. Grazie per la visita. Dovrei andare a vedere come sta Sebastian. Perché non vuole ascoltarmi? È mia sorella. Come stai, Sebastian? Hai visto in prima persona con cosa ho a che fare. Ti prego di scusare mio zio. Ammetto che non mi aspettavo che si arrabbiasse tanto. È sempre arrabbiato. Lo è dalla morte dei miei genitori. Dopo l'incidente di Anne è peggiorato. È come se mi addossasse la colpa. Mi chiama sempre il figlio di tuo padre, come se fosse un insulto. Sono io che sto cercando di aiutarla. Lui ci ha rinunciato. Sia Anne che tuo zio sembrano davvero convinti che non ci sia altro da fare per lei. Rifiuto di crederci. Il dolore di Anne non è solo fisico. L'ha completamente trasformata. Mi manca mia sorella. E riuscirò a riaverla indietro. Seguimi. Devo mostrarti dove è successo. I seguaci di Rarrok sono molto più pericolosi di quanto si pensi. Meglio non sottovalutarli. Tutti questi detriti provengono dalle misteriose attività in corso alla tenuta abbandonata. Stanno scavando alla ricerca di qualcosa. Lassù, su quell'alto piano. È lì che Anne è stata maledetta. Seguimi. Per quanto ancora dovremmo scavare tra queste macerie? Rarrok sa cosa fare. È un onore partecipare al piano. Dalle mie parti l'unico mago buono è un mago morto. Qui no. Confido!
il tuo ultimo errore. Siamo sicuri che non sei di stirpe così arrogante. Confermo. C'è qualcuno. Venire qui è stato. Confesso che è stata più dura di quanto mi aspettassi. Ho cercato di avvertirti. Quei seguaci si meritavano una lezione. Sono d'accordo. È qui che è successo. Era piena notte e abbiamo sentito puzza di fumo. Guardando fuori, abbiamo visto le fiamme provenire da qui. Prima che mio zio o io potessimo fermarla, Anne è corsa verso l'incendio per assicurarsi che non vi fossero feriti. Si è ritrovata faccia a faccia con un'orda di goblin che tentavano di spegnere il fuoco. Improvvisamente, una voce gelida è emersa dal fumo. I bambini devono essere visti e non uditi. E subito dopo un'esplosione accecante. Anne non è riuscita neanche ad allontanarsi. Una reazione decisamente violenta di fronte alla comparsa di una bambina. Cosa cercavano di nascondere? È ciò che mi chiedo. Forse oso troppo, ma continuo a pensare che qui possa nascondersi un indizio in grado di condurmi a chi ha lanciato la maledizione su Anne. Potrebbe essere l'unico modo per comprendere quale magia l'affligga e trovare di conseguenza la cura. Forse hai ragione. I seguaci di Ranrok sono dappertutto, ma sembrano effettivamente passare molto tempo qui e probabilmente nascondono qualcosa. E nel castello di Rookwood? Diamo un'occhiata in giro? Si saranno accampati per un motivo specifico. Hanno postazioni per tutto. Scavo goblin come questi. Mi meraviglia che il mistero non abbia provvedimenti. A chi apparteneva questa casa? A chi ho memoria è sempre stata disabitata. Dice che un tempo ci vivesse un professore di Hogwarts, ma parliamo di secoli fa, non so altro. Revelio! Preparo! Revelio! I seguaci di Ranrok sono sempre armati e pronti a combattere. Dovremmo dare un'occhiata da vicino alla casa. Sebastian, da questa parte. Pensi che sia rimasto danneggiato dalle fiamme la notte in cui Anne è stata maledetta? Forse, anche se a me sembra più una cosa premeditata. Revelio! Questo pozzo ha un'aria familiare. Sebastian, questa casa
il pozzo, il paesaggio. Io li ho già visti. Cosa intendi? Quando? Dammi un attimo e ti spiego tutto. Revelio. Sebastian, questa casa apparteneva a una professoressa di Hogwarts centinaia di anni fa. Chi? Come hai... Quel giorno, nel reparto proibito, ho trovato un pensatoio. Il ricordo mostrava questa casa. C'era una bambina piccola e la siccità. I custodi mi hanno mostrato anche altri ricordi. La bambina divenne una professoressa a Hogwarts. Si chiamava Morgan. Era una dei custodi. I custodi di cosa? E hai trovato un pensatoio in biblioteca? Non ti seguo. Capisco, sia molto da digerire tutto insieme. In effetti, non so neanche se ho capito tutto io. Si fanno chiamare i custodi perché proteggono una specie di conoscenza. Ha tutto a che fare con la camera blindata alla Gringot. Vediamo se ho capito bene. Hai Ranrock e Rookwood alle calcagna per qualcosa che hai trovato alla Gringot, dove ti sei ritrovato dopo aver utilizzato una passaporta. Riesci a vedere tracce di un'antica magia che pensi che Ranrock stia cercando di imbrigliare. E ora vedi dei insetti lasciati dai custodi. Oh, e questa casa apparteneva a un professore di Hogwarts che, qualche centinaio di anni fa, fu uno dei cosiddetti custodi. Se non ti conoscessi, penserei a una burla da parte tua. Messa così è troppo da assimilare, vero? Il punto è che abbiamo tutti e due una buona ragione per ispezionare questa casa. Tu per cercare le risposte su quel che è successo ad Anne, ed io per le risposte sui custodi. Guarda qua! Questa roba è stata ammucchiata qui per un motivo. Forse volevano bloccare qualcosa? Solo modo per scoprirlo. Una scala. Perché affannarsi tanto a bloccare una scala? Forse qui dentro c'è qualcosa che merita un'occhiata approfondita. Hanno lasciato tutta questa roba in giro così. Forse cercavano qualcosa di più grosso. Sembra che queste annotazioni di diario riguardino i viaggi di Isidora. Un'annotazione dal diario di Isidora. Meglio che la conservi. Confringo! Ah no. Revelio! Confringo! Non ci crederai, ma vedo il sotterraneo. Come in un sogno ad occhi aperti. Anche a me succede sempre. Che sembra strano. Sinceramente, ma... ormai nulla di ciò che mi dici mi sembra strano. Hai ragione. Posso vedere il sotterraneo attraverso questo muro di pietra, come fosse una finestra. Mi è già capitato. Ti ascolto. Credo abbia a che fare con la mia capacità di vedere tracce di magia antica. Ma avevi detto che non la capivi davvero e che non sapevi gestirla. È così, e non so ancora bene cosa significhi tutto questo. Quel che so è che questa mia abilità mi permette di viaggiare attraverso le finestre che vedo. Un momento. Possiamo raggiungere il sotterraneo da qui? Infaustus rimarrà senza parole. Sì. Ma forse sarebbe meglio non dirlo a nessun altro per il momento.
neanche a Infaustus. Ho capito. Allora, antico passaggio magico, invisibile e segreto, arriviamo. Mi viene quasi da trattenere il fiato. Perché la porta ci ha condotti qui? Sebastian, guarda. Nascondere un trittico qui? Sembra che manchi qualcosa. Un biglietto. Diamogli un'occhiata. C'era qualcosa di utile nel messaggio. Un simbolo runico. Ho visto i custodi utilizzarne di simili. Stavo pensando una cosa. Un custode ha vissuto in quella casa secoli fa. È raro che la sua banda l'hanno frugata da cima a fondo. Hai detto che i goblin potrebbero avere in mano questa magia antica. Credi che l'abbiano usata per maledire Anne? Non posso averne la certezza, ma non credo. Non ne ho mai vista alcuna traccia intorno a lei. Molto bene. Ma non significa che non sia magia antica. Ignoriamo ancora molto al riguardo. Vero. Forse questo trittico ci darà delle risposte. Allora dovremo scoprire che cosa significa tutto questo. Ora devo parlare con Infaustus. Non temere, non gli dirò nulla. L'ho già detto che, a quanto pare, Salazar Serpeverdi aveva uno scriptorium segreto qui a Hogwarts. No, ma vale la pena indagare. Sai dove possa trovarsi di preciso? Non ne ho idea. Infaustus l'ha appena scoperto. Ti farò sapere cosa scopro io. Non pensavo che la nostra visita ad Anne avrebbe scatenato tutto questo. Sono assolutamente confuso. Ma sono felice che tu mi abbia detto tutto. Mi farò vivo. A più tardi.